signore, per cortesia, gentilmente, non entrate no, perché da una mano. Ma faccio il mio. Signore, per cortesia, gentilmente, non entrate no, perché da una mano. Ma faccio il mio. Grazie.
Eleonora, come vedi anche il sindaco qui di San Felice a Cancello ha confermato, la signora è viva, e come accade nelle ricerche quando purtroppo quelli che si chiamano le possibile, al punto in cui la signora Giuseppina è sepolta sotto la soffia, la abbiamo detto. Come potete auguriamo con la speranza, con l'ottimismo, della capacità, della bravura, della pulizia, dei nostri vicini del corpo, di poter arrivare al punto in cui la signora è seconda. Ecco la telecamera si può dire la musica.
Principale, potete capire che il crollo avvenuto a 5.832 via Napoli del comune Santo Giacomo. Signore, per cortesia, ci dovete lavorare, signore, per cortesia. E io ci devo lavorare, devo entrare e devo. No, ci fanno mi mettete in difficoltà pure. Era omaggio per quello. Grazie.
cercare di individuare, lo hanno individuato, cercare di arrivare al punto preciso in cui poter estrarre prendere la signora Giuseppina e portarla in valere, in ambulanza, in ospedale. Per quanto riguarda le cause, lo avete detto in studio, ci sono stati dei lavori di ristrutturazione e appunto lo abbiamo sentito, Luca, questo giovanissimo studente di ingegneria sarebbe dovuto entrare proprio tra quelli d'oggi. Ecco, no, ti volevo dire le cause. Si deve allontanare. Ok. Ancora qua sta. Fatti passare, per piacere, vedi che sta lo studente passare. Cortesemente, se potete un attimo, poi ci avrete visto. Perché non si può fare il nostro lavoro? Perché? No, ma per la vostra incolumità, è la vostra salute, che può crollare tutto a un momento. Ma non è io. Io sono accusato, comunicazione emergenza e comando provinciale vigile e fuori. Quindi comunque tutte le riprese sul posto le manderò a Pagliano. Ma queste non diretto un'altra cosa. Va bene, però il problema è poi questo. Non ci... Però questo il problema è che molti di noi hanno tutti qua dentro. Allora, se allora avete finito, perché poi qua deve passare il soccorso, cioè devono passare gli altri colleghi con le cose. No, ma il problema è che stanno lavorando, quindi voi esponete tutto il personale a delle scene che no, e non va bene. Quindi lui ha un telefonino, non so più. Sono un inviato della. No, io purtroppo. Le immagini sul luogo, noi le diamo come comunicati stampa nostri ufficiali, ce le avete il materiale. La diretta la diretta va bene, però non stazionate qua. Prendiamo questa cosa, va bene? Quanto tempo dovrebbe? Perché. Noi di solito collaboriamo, io sono quello che sta su tutti i fatti. Noi vi ringraziamo sempre. Però vorrei che mi capisse se anche non si dice niente. Vorrei che capisse pure a loro. E se veniamo ripresi, siamo ancora nelle fasi iniziali. Io non lo so, voi, se riempiamo di giornalisti qua, anche. Io faccio la diretta in mezzo. Pochi minuti perché vi dobbiamo due minutini, sì, di riprese usciamo. No, perché voi sapete che la macchina di signor, per cortesia, gentilmente, non è entrata roba, perché è una madre. Ma vai, c'è una madre.
No, io non so. Thank you.